Sara Cugnal, deputata del gruppo misto. Oggi presenteremo, insieme agli ospiti che abbiamo qui, le criticità che riguardano le linee guida ministeriali, della ministra Azzolina, e quindi le linee guida che riguardano la ripresa delle attività scolastiche, linee guida che purtroppo, sono talmente lesive dei diritti umani e dei diritti costituzionali dei nostri figli, da poter essere un serio rischio per la produzione di gravi danni ai nostri bambini e ragazzi. Ne parleremo quindi oggi con la scuola che accoglie, in particolare con Carlo Saverio Carlotta, insegnante e scuola che accoglie Lazio, con la dirigente scolastica Solange Hatter, o Utter, dirà lei, vai, dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Marini Gioia di Amalfi, e con l'avvocato Moriggia, presidente del Comicos, Comitato per le Libertà Costituzionali. Grazie. A nome della scuola che accoglie il Movimento Nato nel 2017 per la tutela delle libertà nelle scuole, vorrei entrare subito nel vivo del discorso. La scuola rappresenta il luogo dove si svolge, o si è svolta, parte dell'esistenza di molti di noi. Ma scuola non è solo un edificio, bensì il complesso delle persone che partecipano all'attività scolastica. È l'istituzione a carattere sociale che tende a dare un'educazione, una formazione umana e culturale. Proprio perché fedeli all'idea di scuola come comunità, non condividiamo le linee guida del protocollo sanitario elaborate, come ha dichiarato anche il giornalista Paolo Mieli, da persone che probabilmente non hanno idea di come sia fatta un'aula e, precisiamo, non ne hanno neanche il più pallido ricordo. Se arrivano a normare d'ufficio delle indicazioni che stabiliscono un distanziamento fisico di 1 o più metri tra bambini e tra adolescenti, con conseguente staticità e difficoltà di movimento negli spazi educativi. Pur consapevoli di una situazione non facile, crediamo che non si possa prescindere da alcuni principi di natura didattica e pedagogica. Intendiamo qui il valore pedagogico nella sua valenza più appropriata. Per pedagogia si intende la disciplina umanistica che studia l'educazione e la formazione dell'uomo nella sua interezza, ovvero dalla nascita all'intero percorso di vita. Ad essa, da Socrate in poi, si associa la maieutica, cioè il metodo che consiste nel far scoprire al discente stesso la verità che è già in lui, ed insieme a questa i suoi talenti, che dovrebbero essere coessenziali al processo di istruzione. Come chiarisce il professor Luciano Molinari, studioso di diritto e legislazione scolastica, con la legge 517 del 1987 si vuole attuare una scuola realmente democratica al servizio dell'alunno, soggetto coautore del proprio percorso formativo e non più semplice destinatario dell'azione educativa, realizzando così all'interno dell'ordinamento scolastico i principi sostenuti negli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, i quali garantiscono sia i diritti inviolabili che il diritto sociale all'istruzione di tutti e di ciascuno. La legge citata, sottolineando che il processo programmatorio e quello valutativo sono strettamente connessi, afferma che la valutazione non rappresenta più il momento conclusivo dell'attività di insegnamento, volto ad accertare unicamente il profitto conseguito dall'alunno, ma assume un carattere processuale che investe ciascuna fase del percorso educativo. La valutazione perde in tal modo il suo carattere sanzionatorio, come sappiamo. Nella circolare ministeriale numero 167 del 1993 si scrive di valutazione formativa e orientativa, che mira allo sviluppo di personalità autonome, capaci cioè di scelte responsabili e consapevoli. Tutto ciò, chiarisce lo studioso, ha a che fare con la libertà d'apprendimento. Il tema della libertà d'apprendimento, non del solo apprendimento, della continuità di esso e del diritto alla diversità, come diritti inviolabili alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, risulta tema poco o nulla praticato, poco o nulla approfondito. Tuttavia, orientamenti e programmi sono pieni di riferimenti alle nozioni di apprendimento, continuità, diversità, trattati da altro punto di vista. È da ritenere
che qualche utile chiarimento possa giovare alla comprensione del problema ed utile a far capire quanto sia importante l'aspetto del movimento per un bambino e un adolescente. È fuori di dubbio che l'apprendimento, la continuità di esso e la diversità tra una persona e l'altra siano fenomeni oggettivi osservabili in natura. È anche noto che ciascun soggetto apprende secondo proprie potenzialità, secondo propri ritmi o una propria progressività e in modo del tutto proprio rispetto a tutti gli altri. All'interno del nostro ordinamento giuridico costituzionale la persona viene considerata fine in sé e valore universale. Essa è concepita come libera e responsabile delle proprie azioni. Tutte le libertà civili e politiche sono riguardate come qualità e valori della persona, coessenziali alla persona stessa. Per la nostra Costituzione, che garantisce e tutela la persona, la libertà è anche canone regolativo, posto a base di tutto l'assetto sociale organizzato. La persona allora, che comunque apprende, deve essere messa in condizioni di apprendere in libertà. Ogni docente sa bene, o dovrebbe sapere, che ogni alunno apprende, poco o tanto che sia, secondo i propri ritmi e secondo la propria diversità. Nelle antiche civiltà la questione dell'importanza del movimento era non solo palese, ma conosciuta come saggezza e millenaria sapienza. Nella Paideia, la formazione dell'uomo greco, il gioco, e ancor più il gioco libero, era parte costitutiva della vita del fanciullo e propedeutico per il futuro apprendimento della conoscenza e dell'istruzione. In realtà, dunque, la libertà d'apprendimento è strettamente connessa con la libertà di movimento. Non c'è libertà d'apprendimento senza libertà di movimento. Ovviamente stesso discorso per gli adolescenti, età critica e delicata non meno di altre. Il termine adolescenza deriva dal latino adolescere, che significa crescere, svilupparsi, diventare adulto. L'adolescenza è un periodo di transizione dall'infanzia all'età adulta. Scopo dell'azione educativa e didattica è dunque, come scriveva Maria Montessori, disciplinare all'attività, al lavoro, al bene, non all'immobilità, alla passività, all'obbedienza. Vorrei ricordare a tal proposito come ex allievo della professoressa Papeschi e del professor Trimarchi, candidati al Nobel nel 1985 per l'Italia, che anche la natura neurofisiologica, oltre che animica ovviamente, del cervello di un adolescente sotto i 16 anni è diversa da quella di un adulto. Ad esempio, la struttura della corteccia cerebrale, deputata a varie funzioni cognitive, non è ancora completamente sviluppata come quella di un adulto e la capacità di elaborare informazioni è completamente diversa. Ed anche qui diventa fondamentale il discorso sulla relazione tra pari, lo scambio di informazioni, il movimento fisico, tutti elementi che concorrono allo sviluppo fisico, animico e cerebrale. Crediamo opportuno riflettere anche sui mesi che i bambini e i giovanissimi hanno vissuto durante il lockdown e successivamente trattare brevemente le modalità di rientro a scuola. Facciamo presente che soltanto i bambini tra i 6 e i 10 anni in Italia sono circa 2 milioni e mezzo. Nella nostra epoca abbiamo capovolto nei confronti dei bambini il paradigma evangelico in Matteo 18:1-5-10. In verità vi dico, se non sarete come i fanciulli, non uno di voi entrerà nel Regno dei Cieli. E pretendiamo che i bambini siano, velocemente e spesso, adattati a un sistema fatto di orari, scadenze e regole burocratiche fatte più per un mondo adulto che per dei bambini e degli adolescenti. Ora, quando però c'è consapevolezza e coscienza da parte del mondo adulto e degli insegnanti affidatari, in condizioni normali si cerca di attenuare molte delle rigidità imposte dal vivere quotidiano più consono a un mondo adulto. Durante il lockdown siamo profondamente convinti che, come ha rilevato il giurista e studioso Ugo Mattei, nonché il vicepresidente della Consulta Costituzionale Paolo Maddalena, siano state violate alcune libertà costituzionali e siamo così sprofondati in una sorta di emergenza, seppur necessaria, perdendo la capacità di discernimento. A noi preme rilevare, ad esempio, una contraddizione tanto evidente quanto dolorosa. Durante il lockdown, infatti, è stato concesso ai proprietari di animali, come i cani, di poter uscire a fare una passeggiata al fine di fare espletare i bisogni al proprio animale. Non è stata spesa una parola, eccezion fatta per pochi casi, ad esempio la denuncia delle privazioni di queste libertà da parte dell'onorevole Cunial, per una reclusione forzata vissuta dai bambini e dai giovanissimi. A questo siamo arrivati nella nostra civiltà. Un cane appare più importante di un bambino.
Dagli studi condotti da eminenti psicologi e medici è emerso un quadro sconfortante. Ben 700 tra psicologi e neuropsichiatri infantili hanno sottoscritto un appello al governo, alle famiglie, ai cittadini, lanciando un allarme sullo stato psicologico degli adulti, ma soprattutto dei minori. Tra le osservazioni si rileva una sorta di isolamento che è sempre associato a conseguenze sul piano psichico e somatico, che comporta una caduta sulle possibilità di tolleranza, fino a disturbi vari e di corretto funzionamento del sistema immunitario. La mancanza di movimento e di luce ha condotto a rilevare sintomi depressivi nella popolazione, e ovviamente nei minori, che variano da un umore depresso, difficilmente contenibile, alla perdita di motivazione, per passare dal senso di affaticamento fisico e cognitivo a sentimenti di autosvalutazione. Ricordo che sull'importanza della stima sono stati effettuati vari studi che enciclopedie, così come sull'importanza della luce solare e naturale esistono altrettanti studi significativi. È emersa nel corso del tempo un'ossessiva attenzione a proteggere l'aspetto quantitativo dell'esistenza umana a detrimento dell'aspetto qualitativo. Scelte e strutturazioni di percorsi validate nel corso di anni e anni di ricerca psicopedagogica, studi condotti sulla psicomotricità, su un agire pedagogico improntato al rafforzamento dell'autostima, equilibrio, armonizzazione interiore, tanto importanti quanto vitali per la crescita del bambino, improvvisamente spariti, non più considerati, come fossero elementi insignificanti e non degni di nota. Spesso la comunicazione non è stata né sobria né chiara. La comunicazione ufficiale da parte del governo, dei rappresentanti, non ha responsabilizzato i cittadini, ma ha utilizzato come mezzo di controllo comportamentale soprattutto la paura, contagi, sanzioni, minacce di prolungamento del periodo di emergenza. È venuto meno ogni principio di fiducia nell'altro, di collaborazione, di unità. Nelle difficoltà e di fronte alle più grandi minacce della storia, gli uomini si sono uniti, hanno collaborato per non soccombere. Per la prima volta questi valori sono stati rovesciati. Rispetto ai protocolli sanitari vorremmo rendere noto che agli insegnanti sono richieste modalità di relazione con gli alunni che stridono con un codice etico e deontologico della professione. Facciamo un esempio. Fino a prima del lockdown un insegnante consapevole che avesse sorpreso uno studente in disparte da solo sarebbe intervenuto preoccupato al fine di rimuovere eventuali difficoltà o conflitti che lo conducessero a relazionarsi con i suoi coetanei e proseguire la sua esperienza di relazione che, lo ricordiamo, è esperienza che concorre ad un proficuo apprendimento. Con gli attuali protocolli sanitari elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico, nel quale non è prevista la presenza di nessun neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista o serio studioso che professionalmente si occupi anche della natura animica, affettiva, relazionale dei bambini e dei giovani, e anche in situazioni di emergenza. Si chiede agli insegnanti di preoccuparsi soprattutto e soltanto di mantenere e far mantenere il distanziamento e, ove opportuno, far coprire il volto con una mascherina. Mascherina che la stessa OMS ha consigliato di far usare preferibilmente da personale medico o infermieristico in stato di necessità a seconda del luogo e dei luoghi dove operano. Ripetiamo un concetto ben conosciuto a tutta la letteratura pedagogica e scientifica. Attraverso un processo di movimento, camminare, cantare, giocare, scambiare un oggetto, fare arte, eccetera, il bambino, il giovane, sta facendo esperienza. Nel porre in essere un'esperienza sta sperimentando un processo d'apprendimento. Senza esperienza non c'è un serio, reale, vivo e creativo apprendimento. Esperienza deriva dal latino experientia e sta a significare una conoscenza diretta, personalmente acquisita con l'osservazione, l'uso o la pratica di una determinata sfera della realtà. Oppure vogliamo realizzare un apprendimento sullo stile degli esperimenti di Pavlov, il famoso psicologo, nel quale al suono della campanellina un cane accorreva, perché a questo associava qualcosa di buono da mangiare. Un esercizio da riflessi condizionati, un apprendimento limitato nel tempo, fallace, sterile e, come le bugie, dalle gambe corte, destinato inesorabilmente a far crescere generazioni di bambini e giovanissimi come automi. Il rimedio, dunque, è peggiore del male, soprattutto per la cultura italica, che tanto ha dato nel mondo proprio perché ha sviluppato un pensiero divergente e creativo. Con l'inizio del lockdown si è dato inizio alla DAD, acronimo di didattica a distanza. Anche qui le parole sono pietre. Sarebbe stato più onesto chiamarla didattica dell'emergenza, ovvero transitoria e marginale,
in quanto lo denunciamo a chiare lettere, la DAD non è didattica. Sono molti gli studi condotti sui danni che opera l'abuso dei mezzi informatici su giovani ed anche l'iniziazione precoce in tenera età al digitale. Qui citerò solo alcuni titoli, tra cui Bambini digitali, l'alterazione del pensiero creativo e il declino dell'empatia, di Filomena Senatore, Demenza digitale, di Manfred Spitzer, e poi anche Connessi isolati, Solitudine digitale. È molto interessante lo studio condotto dal giornalista Riccardo Stagliano nel suo libro Toglietevelo dalla testa, cellulari, tumori e tutto quello che le lobby non dicono. Vorrei qui riportare però alcuni passi tratti dal saggio scritto dallo storico del pensiero antico Giovanni Reale, Valori dimenticati dall'Occidente. Scrive Giovanni Reale che non ci si era mai trovati a un attacco alla cultura creata dal computer, alle promesse dei cosiddetti sacerdoti dell'informatica, sferrato non da un estraneo a tale cultura, ma da un uomo della statura di Clifford Stoll, che non solo conosce perfettamente gli strumenti dell'informatica, ma si colloca addirittura fra i creatori di Internet. Nel suo libro Confessioni di un eretico high tech, Stoll mette in guardia dai pericoli del PC, soprattutto per i minori ed i giovani. Appare chiaro che l'interesse maggiore di Stoll va al rapporto fra il computer e la scuola. Prosegue Reale rifacendosi agli studi condotti da Stoll, la cultura del computer non può e non deve sostituirsi alla cultura della scrittura, ma deve collaborare con questa come ancella e non come domina. La domanda di base è se la scuola abbia davvero bisogno di computer. No, ribadisce Stoll, una buona scuola, se è davvero tale, non ha bisogno di computer. Se invece è una scuola mediocre, non migliora adottando un computer. Non si tratta, fa capire lo studioso, di demolire gli aspetti positivi dell'informatica, che diamo tutti per scontato. La scuola non può essere ridotta a insegnare ai ragazzi a cliccare su una tastiera e a usare strumenti multimediali. Questo è il punto. Se si fa questo, non si creano se non menti vuoti. Stoll scrive, vogliamo una nazione di stupidi? Basta centrare sulla tecnologia il curriculum di studi. Insegnamento attraverso computer, CD, sistemi multimediali. Si punti al massimo risultato possibile nei test di verifica standardizzati e si tolgano di mezzo quelle materie non di massa, come la musica, l'arte, la storia, eccetera. Avremo una nazione di stupidi. La lettura di libri, allo scopo di far propri i contenuti delle varie materie, in particolare di quelle letterarie e storiche, rimane necessaria e non può essere sostituita dai nuovi strumenti informatici, i quali non sono in grado di portare il giovane alla sostanza dei problemi, né a una profonda assimilazione e memorizzazione dei contenuti spirituali. Ma al contrario, come appare sempre più evidente, fanno perdere ai ragazzi la capacità di concentrarsi e di memorizzare. Stoll cita precise e significative constatazioni eseguite su bambini che non guardavano di regola la televisione e men che meno dediti allo smartphone o al tablet, e che si sono rivelati non solo meravigliosamente innocenti e sorprendentemente non aggressivi, non violenti, ma anche capaci di concentrare l'attenzione a lungo su determinate cose e quindi di memorizzarle. Va inoltre sottolineato che la comunicazione mediante strumenti multimediali non solo non sviluppa, ma contrae il senso critico. Non c'è navigazione in rete che possa rimediare una mancanza di pensiero critico e di capacità comunicativa. Nessun computer multimediale aiuterà uno studente a sviluppare capacità di analisi. Il sovraccarico di informazioni, tra l'altro, non hanno il potere di educare o istruire come alcuni sostengono. In realtà, afferma Stoll, a formare l'uomo e a renderlo veramente tale è proprio la saggezza. Mentre la società oggi tende assurdamente a considerare i puri dati di informazione superiori all'esperienza, alla maturità, alla compassione, all'illuminazione interiore, superiori alla saggezza. E non è meno necessario osservare che gli strumenti tecnologici provocano danni antropologici e gnoseologici di grande rilievo. In primo luogo sono di ostacolo all'interazione umana, all'intercomunicazione personale e, invece di promuovere una comunione fra individui, li allontanano l'uno dall'altro, creando una serie di sorta di isolamento e quindi individualismo. In secondo luogo, tali strumenti non solo non avvicinano, ma allontanano dalle cose, abituando i giovani a considerare la realtà non nella sua dimensione effettiva, ma in quella virtuale, con conseguenze facilmente immaginabili. Chi sa leggere e intendere i messaggi del libro di Stoll
impara molte cose troppe volte ignorate o non dette e tenute volutamente nascoste. Stoll afferma almeno tre cose che vanno mantenute in primo luogo. La scuola deve continuare a essere una collettività di persone umane che imparano, lavorano, parlano e giocano insieme. In secondo luogo, non si può rinunciare al libro perché permane tuttora il miglior deposito di conoscenze. In terzo luogo, va mantenuto un fermo contatto con la realtà fisica e non con quella virtuale. A queste Giovanni Reale ne aggiunge altre quattro e mi avvio alla conclusione. La straordinaria moltiplicazione delle informazioni messe in atto dai mezzi multimediali condiziona in negativo non solo la capacità sintetica della mente dei giovani, ma anche quella analitica. Capacità che vanno entrambe tutelate con i tradizionali metodi di insegnamento e di apprendimento. I nuovi mezzi di comunicazione paralizzano il pensiero critico che solo la cultura della scrittura alimenta. La facilità di apprendimento che i nuovi mezzi promettono fa cadere in larga misura in quel facilismo che porta a dimenticare l'ardua via del percorrere per raggiungere il vero, la platonica lunga via dell'essere. Il computer e internet non sono gli strumenti che portano l'uomo alla conoscenza più importante, la conoscenza di se stesso. L'esortazione dell'oracolo di Delfi, conosci te stesso, voleva dire che l'uomo non può sostituirsi a leggi naturali ed ancor più a leggi cosmiche. E questo vale anche per gli uomini dell'età della scienza, perché li mette in guardia contro ogni illusione di potenza e di dominio. Solo la conoscenza di sé permette di salvaguardare la libertà, la quale viene minacciata non soltanto da colui che di volta in volta detiene il potere, ma più ancora dalla soggezione a quelle forze che crediamo di dominare. Consci del caos legato alla riapertura delle scuole e della paura che molte famiglie stanno ancora provando, il movimento La Scuola che Accoglie, insieme a medici, psicologi ed esperti e in collaborazione con Magro Librarsi, ha pensato di proporre a famiglie, docenti e personale ATA la frequenza gratuita di un seminario in rete dal titolo «Proteggere se stessi e gli altri a scuola, i consigli e le raccomandazioni di medici, psicologi e dirigenti scolastici». Pensiamo che sia divenuta una priorità quella di informare in modo chiaro, completo ed efficace la comunità scolastica sulle strade corrette da percorrere per un rientro a scuola in sicurezza e senza paura. Il seminario in rete per le scuole si svolgerà online giovedì 1 ottobre 2020 e tra i relatori figureranno la psicologa Silvia Salese e lo psichiatra Paolo Fanni, la dirigente scolastica Solange Utter, e i dottori Luca Speciani, Eugenio Seravalli, Stefano Manera, Anna Rita Iannetti e Francesco Valerio Marino. Ci auguriamo che il seminario possa contribuire a fornire concreti strumenti di resilienza e di salutogenesi, sulla base dei quali gli studenti, le famiglie e i docenti delle scuole possano essere più consapevolmente responsabili verso loro stessi e verso la comunità. Entro qualche giorno potrete trovare tutte le informazioni per iscrivervi gratuitamente al seminario sul nostro sito web, lascuolacheaccoglie.org. Sul nostro sito web sono presenti inoltre anche i nostri indirizzi email regionali, ai quali vi invitiamo a scrivere per qualunque richiesta. Vi ringrazio, se ci sono domande. Ok, ci sono domande? Qualche domanda? Dopo. Sente? Parliamoci chiaro, soltanto un ingenuo, ed uso volutamente un eufemismo, potrebbe credere che queste linee guida, le misure concepite dai cosiddetti esperti, dai cosiddetti ministri, dai cosiddetti presidenti e dalla miriade di figure ormai mitologiche per quanto sono misteriose e nascoste dietro le quinte, siano preposte a tutelare la salute di chi che sia, meno che mai dei nostri bambini e dei nostri giovani. Sì, perché parliamo del nostro futuro, dei nostri figli, perché tu, Stato, adesso sei un nostro nemico, un nemico violento, senza onore, che sta giocando al massacro in un clima sociale dove la coscienza collettiva è sospesa o quantomeno disfunzionale, guastata. Perché questo non è un momento qualsiasi, questo è uno di quei momenti nei quali si scrive la storia. Ma non si tratta di gesta nobili, di patrimoni per l'umanità,
Sappi che sarai interpellato un domani per rendere conto di misfatti gravissimi che avrebbero minato fin nelle radici i presupposti stessi della vita e della natura dell'uomo. Tu credi di poterti nascondere dietro le membra ingombranti di un leviatano e invece ci saranno dei nomi e dei cognomi che risuoneranno scanditi ad alta voce quando l'umanità dormiente si sveglierà di colpo e guarderà in faccia chi si è permesso di minacciare, violare, attentare alla nostra vita. Non abbiamo creduto neanche per un istante che tutto ciò riguardasse la difesa della salute, il contenimento di un contagio che tu, Stato, che voi, ministri, tecnici, commissari, portaborse, davvero foste interessati ai nostri figli. Ciò che è stato concepito, infatti, se applicato, porterà solo malessere, malattia e morte. Anzi, ti informo, ha già cominciato da tempo a mietere vittime. È da tempo che si prova a distruggere la scuola, a minarne le fondamenta in tutti i modi legalizzati, attraverso le cosiddette riforme che sono riuscite solo a svilirne la funzione centrale di istruzione e formazione e a renderne oltremodo complicate le ulteriori funzioni democratiche e inclusive. Eppure la scuola italiana si è difesa dagli attacchi vergognosi che ha subito perché, come dico sempre, sono le persone a fare la differenza. E pur se vessati da migliaia di adempimenti burocratici inutili e vessatori, circolari che dalla sera alla mattina pretendono inutili monitoraggi delegati a dirigenti scolastici e a docenti, oberati già da ulteriori compiti che nulla avrebbero a che vedere con l'insegnamento e la cura dei nostri figli. Pare che tu, Stato, in base al tuo comportamento, di figli non ne abbia, infatti. Eppure sono certa che molti di voi, celati dietro la coltre di fumo di un apparato statale multiforme e sempre più lontano dal popolo, i figli li abbiano. Forse ciò che vi manca è la coscienza, ciò che vi manca sono i valori, ciò che vi manca è la dignità, ciò che vi manca è la cultura. Sì, perché la cultura vera, quella che rende le azioni dell'uomo nobili e cruciali, non avrebbe consentito a sviluppi tanto ignobili. Informo chi ha concepito simili abomini, perché è di questo che si tratta, che nessuna persona da 0 a 18 anni dall'inizio dell'epidemia è stata colpita dal virus in misura tale da richiedere cure intensive e soltanto 4 individui sono deceduti perché gravemente ammalati di pregresse patologie. Rivolgiamo un pensiero commosso a questi bambini. Adesso, dopo mesi di aperture e contatti ravvicinati tra ragazzi, è chiaro a tutti che la curva epidemiologica riferita ai giovani non è accresciuta, nonostante i bombardamenti da parte di organi di stampa vergognosi, che manipolati da soggetti senza scrupoli che diffondono notizie false, tendenziose e manipolate. Ricordo anche a questi che hanno nomi e cognomi e credo così come sopra che abbiano anche dei figli e che se questo mondo sarà rovinato, di certo lo sarà anche per i loro figli, non solo per i nostri. Vorreste trasformare la nostra vita e la vita dei nostri studenti in un incubo. Vorreste entrare nelle nostre scuole e trasformarle in lager e lazzaretti senza malati. Eppur vorreste trovarne con metodi nazisti dove si vuol far credere che un sano sia malato e che sia un pericolo per familiari e compagni, spargendo sospetto, paura, spargendo la zizzania, separando e dividendo perché è solo così che può governare una compagnia. Immagine simile, che si è venduta al migliore orribile offerente. Costringere i nostri studenti, i docenti e tutto il personale della scuola all'osservanza di simili misure restrittive non solo è inutile, e tu Stato lo sai benissimo, ma è anche criminale. Bambini della scuola dell'infanzia, costretti a non poter vivere in modo spontaneo e salutare, impediti nello sviluppo armonico della personalità, condannati con un'altissima probabilità a contrarre nevrosi e psicosi, costretti a vivere tra persone orribilmente mascherate. Perché? Quali sono i tuoi piani? Possibile che questa frotta di pseudoesperti inseriti in questi tanto in voga comitati ignorino le implicazioni e le conseguenze di simili manipolazioni? Davvero ignorate che ciò potrà portare a malattia, autolesionismo e anche suicidi?
Ebbene, sia che lo ignoriate, sia che invece ne foste consapevoli, in entrambi i casi dovete dimettervi e rinnegare immediatamente le prescrizioni che avreste voluto imporre alle nostre scuole. Dovete andarvene, liberare tutti dal giogo della vostra profonda inadeguatezza. Le nostre scuole devono rientrare nella normalità. Restituite ai nostri figli la serenità, la gioia, la libertà. Non è con questa violenza che potrete godere delle vostre ignobili poltrone o dei vostri soldi. Le barche sulle quali ci troviamo noi e voi saranno di certo diverse. Non siamo sulla stessa barca, no davvero, ma il mare è lo stesso, sappiatelo. Sono chiamata a parlare di responsabilità, è vero, ma ci sono tipi differenti di responsabilità. Fin troppo facile e meschino concepire linee guida illogiche, illecite, oltre che anticostituzionali fin nel midollo, per sbatterne poi le responsabilità in capo ad altri, in capo ai dirigenti scolastici. A tal proposito, cari colleghi dirigenti scolastici, vi consiglierei di fare attenzione, perché non è che il vostro silenzio vi salverà dal rendere conto poi in chissà quali altri sedi, oltre ad un'eventuale coscienza, di illeciti gravissimi dei quali invece dovrebbero essere responsabili altri. È vero che in quanto datori di lavoro noi siamo responsabili della salute dei nostri studenti e dei nostri dipendenti. E io aggiungo, appunto, i dirigenti scolastici hanno tra i propri compiti specifici quello di rendere l'ambiente di lavoro e di studio salubre e idoneo a studenti e personale scolastico. Ed è ciò che tentiamo di realizzare in ogni modo, anche quando si tratta di scuole che cadono a pezzi e che vengono totalmente ignorate, proprio come se non esistessero, dagli stessi funzionari che oggi sbandierano ai quattro venti la preoccupazione per il contagio nelle scuole. Che ipocrisia immensa. Vorrei sapere per mia curiosità personale dove fossero queste entità prima della cosiddetta pandemia. Ogni santo e sacro giorno nelle nostre scuole regna una grande e profonda solitudine, pur nell'allegria chiassosa dei nostri giovani. Allegria che si vorrebbe tacitare con bavagli, museruole e paura. Di cosa siamo responsabili noi presidi? Di cos'altro, visto che lo siamo di tutto, di più da tempo immemore? Egregio Stato, ti stupirai perché io ti chiedo un'altra responsabilità, ulteriore, ed è quella del benessere psicofisico, emotivo, affettivo dei miei studenti e del mio personale. Concedimi l'uso dell'aggettivo possessivo, prassi che mi è stata contestata dagli uffici superiori dai quali sono stata convocata giorni addietro, all'indomani del mio sciopero della fame, per rendere conto delle mie dichiarazioni avverso ad una bozza. Non ministeriale, bensì a firma dell'Associazione Nazionale Presidi, che pare volesse prevedere il voto di condotta per quegli studenti che non rispettassero l'osservanza delle misure restrittive anti-Covid, vale a dire il distanziamento sociale. In quell'occasione mi fu ribattuto che le scuole alle quali siamo assegnati noi dirigenti non sono le nostre e non possiamo trattarle come se fossero casa nostra. Eppure il nostro lavoro si fonda sul sentimento, inteso come sentire, per poi agire di conseguenza in direzione del benessere a vantaggio dei ragazzi. Dunque tu, Stato, non puoi assegnarmi responsabilità che non afferiscano al mio profilo professionale di dirigente scolastico, perché ti informo che nessuno di noi è un medico. E la scuola, meno che mai un nosocomio o un carcere sanitario dove i genitori devono temere per i propri figli e per la propria potestà genitoriale. La scuola che io dirigo la sento mia perché la curo come se fosse mia, apportando tutte le modifiche, tutti gli accorgimenti che possano innalzare i livelli di attrattività, come scritto tra gli obiettivi di svariati programmi operativi nazionali, finanziati a livello ministeriale e anche europeo. Ma sembra che tu, Stato, non sappia di cosa io stia parlando. Dove sono i sindacati, quegli stessi che qualche anno fa inviavano vertenze a quei presidi che articolavano un orario ritenuto ingiusto da qualche docente puntiglioso? Anch'essi ignorano quali siano i diritti e i doveri e la specificità delle mansioni di un docente, di un dirigente scolastico e del personale ATA? Dove sono descritte le mansioni di tipo sanitario che oggi un ministero quantomeno confuso e approssimativo vuole imporre in modo illogico, illecito e antidemocratico ad una classe di lavoratori, quella scolastica, che si vede catapultata in ambito medico-sanitario con tutto il carico pesantissimo di implicazioni e responsabilità?
E quando la bomba scoppierà, la bomba metaforica, perché scoppierà, dove si rifugieranno tutti questi ministri, esperti, tecnici, portaborse di qui sopra? Pensano forse di dissolversi, di potersi nascondere? No. Io ho vinto un concorso come dirigente scolastico e nel decreto 165 del 2001, articolo 25, sulla dirigenza scolastica, non c'è traccia di mansioni che afferiscano a profili medico-legali, tantomeno quello di direttore sanitario. Vale a dire, mi spiego, perché mi rendo conto dell'ignoranza abissale, oltre che probabilmente della malafede che ha dato seguito a simili linee guida, piani e decreti. Io non avrei l'autorità di nominare nessun referente Covid, per esempio, e tantomeno consentire a personale scolastico di azzardare valutazioni di tipo diagnostico, come rilevare, e apro virgolette, in uno studente sintomi suggestivi di una diagnosi da SARS-CoV-2. E se non posso farlo io, non può farlo nessun altro dirigente scolastico, neanche quello che non parla e a testa bassa, anche tronfio, alimenta il suo smisurato ego attraverso un'obbedienza supina e incosciente in termini di danni irrimediabili da tutti i punti di vista. Quanto descritto nel protocollo sanitario allegato al piano scuola 2020-21 non è compatibile con i profili professionali a cui si riferisce, oltre che assolutamente fuori contesto e fuori luogo. Denuncio preventivamente i rischi connessi alle prescrizioni dettate da questo protocollo sanitario e dalle ulteriori misure di controllo territoriale ad esso collegate. Pericoli reali di allarme sociale, ordine pubblico all'interno degli istituti scolastici, disordini che potrebbero verificarsi molto facilmente in seguito all'applicazione delle misure in elenco. Per chi non lo sapesse, il protocollo prevederebbe che un operatore scolastico qualsiasi, dal collaboratore al docente al dirigente scolastico, alla presenza di colpi di tosse o sintomatologia simile influenzale, e io aggiungo, cioè, abbia autorità. Chi gliel'ha concessa? Il ministro? Lucia Azzolina? Il comitato tecnico scientifico? Vale a dire i medici e tecnici Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro, Francesco Maraglino, Giuseppe Ruocco, Franco Locatelli, Mauro Dionisio, Tiziana Coccoluto, Walter Ricciardi, Claudio Damario, Giuseppe Ippolito, Alberto Zoli? A chi di essi dovrà rivolgersi un dirigente scolastico quando al colpo di tosse, allo starnuto, ad un normalissimo quanto diffusissimo rialzo febbrile, di fronte ad un raffreddore, in particolare nei bimbi più piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia, ma parliamo di situazioni che si verificherebbero certamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, si innescherà un meccanismo infernale fondato sull'approssimazione di valutazioni delicatissime e sulla paura che porterà disordini e anche potenziali ferimenti, fughe da scuola da parte di alunni, anche minori e bambini, studenti, personale docente e non docente, i quali, presi dal panico, potrebbero avere reazioni inconsulte. Quando si architettano piani di controllo che si fondano sull'utilizzo della paura, quindi sfruttano le reazioni ancestrali automatiche previste dalla parte arcaica del nostro cervello, quindi legate all'istinto di sopravvivenza, bisognerebbe sapere o quantomeno pensare che un essere vivente, animale o umano, quando percepisce pericolo per la propria vita, può reagire in modo assolutamente imprevedibile e inconsulto, perché ha un solo obiettivo, sopravvivere. Non ha l'opportunità di pensare che una sua reazione potrebbe essere pericolosa e arrecare danno a sé e ad altri. Sappiamo tutti come gli organi governativi e gli organi di stampa ad essi connessi stanno bombardando da mesi e mesi tutta la popolazione con la strategia del terrore. Pertanto, la massa acritica è di fatto terrorizzata a morte, e di questa massa fanno parte anche bambini e ragazzi, gli stessi poi che spaventati frequenteranno le nostre scuole, dove si ritroveranno in lager travestiti da istituti scolastici pro forma, nei quali troveranno conferma e rafforzamento dei loro peggiori incubi, già montati ad arte da notizie terrificanti, che sono tenute in vita da scribacchini a soldati che non hanno nessuna intenzione di ricercare la verità, bensì di sostenere alta l'attenzione sul terrore. Denuncio altresì l'indifferenza assoluta di questo governo rispetto proprio alla violenza psicologica dei suddetti bombardamenti
bombardamenti e pregherei, se ancora esiste l'ordine dei giornalisti, a ritirarsi in un consesso di riflessione generale e profonda, durante il quale ripensare alle proprie modalità operative nei confronti dei lettori, dei fruitori televisivi, tra cui minori, che ad ogni ora del giorno subiscono messaggi di una violenza inaudita. E visto che siamo in argomento, pregherei anche l'ordine dei medici, che si preoccupa delle dichiarazioni logiche e pertinenti di professionisti al servizio della popolazione, convocandoli al fine di pretendere da essi spiegazioni immediate circa valutazioni non allineate al pensiero unico governativo, quantomeno di fare lo stesso nei confronti di altri, virgolette, medici che si permettono di veicolare minacce e offese via social del seguente tenore, rappresentato addirittura dal titolo di un libro, La congiura dei somari perché la scienza non può essere democratica. È arrivato un altro Dio tra i tanti che già credono di esserlo, fermo restando il mio amore e rispetto per tutti gli animali e gli asini in particolare, creature belle e intelligenti, diametralmente all'opposto dell'autore del volume in oggetto. È chiaro che i soldi fanno comodo a tutti, ma i limiti devono esistere e sussistere. In nessun modo noi cittadini, genitori, lavoratori vogliamo subire ancora un simile scempio. Chiedo con forza che venga ripristinata la verità, perché anche la massa critica possa finalmente rientrare nella propria vita e nella dolce normale vita ordinaria, perché lo sappiamo tutti, noi non dormienti, lo sapete tutti voi al governo, lo sai tu, Stato, che l'emergenza non è più tra noi e che a muoverti non è l'amore per i cittadini e gli studenti, perché se così fosse non avresti mai agito come hai agito e ti saresti veramente impegnato e premurato di rasserenare gli animi, di profondere ottimismo, tranquillità, ti saresti anche preoccupato di altre malattie. E se proprio vuoi insistere sui giovani, ti informo, Stato, che ci sono milioni di giovani che soffrono di anoressia, di depressione, di abuso di sostanze stupefacenti, di alcolismo, di pratiche autolesionistiche. Abbiamo giovani che si suicidano sempre prima. A Salerno due casi subito dopo il lockdown. Denuncio che se una scuola del genere e degenere dovesse davvero partire, in breve potrebbero esserci, di fatto ci saranno, rischi molto seri da tutti i punti di vista, dei quali io chiederò conto alle persone che ne sono e ne saranno responsabili, che non potranno nascondersi dietro nessuna sigla tipo CTS. I nomi sono noti e saranno fatti. Aggiungo che non potrò essere intimidita da nessun avvio di procedimento disciplinare, perché la difesa della vita dei nostri ragazzi è propedeutica al futuro di tutti. Pertanto vado avanti insieme alle tantissime persone che celebrano ogni giorno l'amore e che vogliono restare lontane da logiche di potere delle quali non vogliamo più essere vittime. A voi, rappresentanti di questo governo, faccio questo appello. Cogliete questa occasione per ripristinare subito la verità, restituendo spontaneamente i diritti costituzionali e la libertà al popolo italiano, che neanche vi ha eletti, eppure in parte vi ubbidisce, credendo alla narrazione falsa che gli state raccontando. Chi cerca trova, e voi state cercando per trovare ciò che vi serve al prosieguo della vostra occupazione indebita del Parlamento. I malati, che non si trovano perché non ci sono. Ditelo, riabilitatevi, rientrate nei vostri ruoli, non solo di politici, ma nel vostro rango di uomini. Mi permetto di aggiungere un invito al ministro signor Di Maio, mio conterraneo. Invece di sedere in poltrona dopo un ipocrito quanto inguardabile saluto al gomito con politici cinesi, chissà a seguito di quale compravendita che ci riguarda, che provi a ricordare da dove viene, che cosa dovrebbe fare un ministro degli esteri, e cioè agire in favore del suo popolo, in onore alla verità e a vantaggio dei cittadini. E smettetela con queste pratiche indegne di esseri umani, l'astensione dallo stringersi la mano è chiaramente, senza equivoci di sorta, parte di questa sceneggiata, perché in ogni caso le mani si usano per toccare tutto, non vedo perché si possa toccare tutto e poi sentirsi colpevoli nel toccare altre mani, visto che poi le mani si lavano, anche se in certi casi, pur lavandole, resteranno sporche. Ma questa è un'altra storia. E concludo. Egregio Sergio Mattarella, lei che con il suo stesso cognome rievoca onori e glorie di chi si è immolato sull'altare della giustizia,
non è il mio presidente, finché non rientrerà nella sua funzione di garante della Costituzione. Avvocato Giuseppe Conte, lei non è il mio presidente del Consiglio, e non solo perché non è stato eletto da nessuno, ma soprattutto perché non eletto avrebbe dovuto operare nel modo migliore per il popolo italiano e poi gentilmente congedarsi. E invece non solo non opera a favore degli italiani, ma addirittura proroga uno stato di emergenza senza motivo. Ricordo a tutti, unico stato in Europa ancora in emergenza. Fittizia, con conseguenze inquantificabili da tutti i punti di vista. Chiedo alle opposizioni di pretendere il dibattito parlamentare e il ripristino immediato della legalità, quella vera, se no, per quanto ne diciate, sarete complici di un governo illegittimo e di stampo dittatoriale, sebbene ancora per poco in embrione. Diffido la classe politica tutta, in particolare i governatori di regione, ad agire nei nostri confronti come se fossimo incapaci di intendere e di volere, sia perché non è questo il loro compito, sia perché non saranno ulteriormente tollerate uscite da circo equestre a fini propagandistici. Anche a loro ricordo che hanno delle materie a cui sovraintendere, con dei limiti e con modalità dialettiche. Avete consegnato il paese, l'Italia, in mano alla peggiore ignoranza, all'ipocondria e alla menzogna. Vi ricordo che le nostre radici affondano invece nella cultura classica greco-romana, che poggia le sue fondamenta addirittura sul divino. Lasciate il passo. Invito tutti a trattare questa crisi come una grande occasione, la grande bellezza per rinascere, per riappropriarci della nostra identità, per tornare alla gioia del sapere, del fare, per tornare agli antichi splendori. Grazie. Emozionante, commovente, disarmante. Bene. Certo che dopo un discorso, ci siamo? Dopo un discorso come questo è interessante, collega avvocato. È come quando l'avversario parla, dice le cose come stanno e tu non sai più da che parte arrampicarti poi. No, io voglio ringraziare Carlo Saverio Carlotta perché ha fatto una disamina altamente pedagogica, scientifica, che trae le origini dalla nostra storia, romana, greca, occidentale, latina. Io mi rivedo, sento l'odore della classe, della scuola, dei libri, della colla, e penso a dove ci stanno portando questi signori. Mi sono preso qualche appunto, ma mi piace andare a braccio e vado come va. E tutto quello che è stato detto stamattina riflette un'analisi reale ed è la verità. È talmente vera che nessuno l'accetta. È diventata inaccettabile. Siamo considerati, non dico quei termini, per rispetto a suo papà, a mio nonno, che sono stati a Mauthausen, quindi questi esseri ignobili non devono permettersi di usare certi termini, perché noi abbiamo tra i nostri familiari persone che ci hanno lasciato la pelle e non si può usare questo termine. Ne userò un altro e poi entrerò in un campo fantastico, quello del complottismo. Ma lo farò alla fine. Allora, quello che io devo dire oggi, qual è il nostro compito come Comitato per le Libertà Costituzionali, come avvocato, come gruppi di avvocati, che stiamo preparando un ricorso al TAR e siamo supportati da questa, non definisco task force perché voglio usare l'italiano, e abbiamo delle eccellenze che ci supportano in qualsiasi campo. Alla mia sinistra abbiamo un pedagogo, sociologi, medici, scienziati che sono in grado di mettere a nudo come stanno veramente le cose e quindi ci renderanno il compito relativamente facile per promuovere questo ricorso al TAR.
Ci sono delle violazioni di legge palesi, ci sono degli eccessi di potere, degli abusi, degli sviamenti, delle genericità. E quindi speriamo di avere dei giudici che mettano la coscienza che li contraddistingue, almeno quelli sani, quelli onesti, perché non tutti sono onesti, lo sappiamo, ma in ogni categoria ci sono gli onesti e i disonesti, persino anche tra i cattolici. Quindi, quindi attaccheremo non solo i regolamenti, non solo i disciplinari dell'ingresso a scuola, ma attaccheremo anche la legge Azzolina, perché siamo ancora nei termini, e quindi presenteremo anche la questione di legittimità costituzionale, ma non ci limiteremo a quello. Chiederemo anche di trasmettere al CEDU, alla Corte di Giustizia per i diritti europea per i diritti umani, perché ci sono delle violazioni anche di norme europee. Quindi la legge Azzolina, dal nostro punto di vista, è una sorta di cliché come la legge Lorenzin, che sono leggi propedeutiche a dei progetti che non fanno parte della nostra cultura, né giuridica, né di istruzione, né tantomeno di sanità. E questo è quello che, secondo me, dovrebbe far riflettere noi, e dovrebbe far riflettere chi ci ascolta, dovrebbe far riflettere il popolo italiano, perché, lo diciamo tutti addetti ai lavori, l'emergenza è di fatto finita e stanno continuando a procrastinarla. Onorevole, dovrete votare, è ridicolo, perché lo sappiamo, no? L'hanno già votata, perfetto, siamo tutti contenti allora. Quindi dico, ad un certo punto ci troviamo di fronte a un distinguo tra Covid e coronavirus, fase 2, cioè il 2. Perché il virus è un agente patogeno che ha creato dei problemi, malattie, morti, eccetera, eccetera. Covid, invece, visto che l'emergenza sanitaria è finita, Covid lo vedo più come un progetto. E allora mi chiedo, perché un progetto? Che scopo ha questo progetto? E se non so qual è lo scopo, mi chiedo, e lo chiedo a tutti, qual è lo scopo di questo progetto? E con quali mezzi viene attuato? Non so lo scopo, vedo dei mezzi che non sono molto chiari. E quindi mi faccio delle domande. E mi chiedo il perché. E ci sono una serie di perché che io vorrei rappresentare a chi ci ascolta, a chi ci ascolta attentamente. Sono dei perché che molti di noi si sono già posti numerose volte. E da ultimo, perché il governo ha secretato le relazioni e i documenti del CTS e le altre relazioni degli organi del Ministero o le relazioni dei ministeri? Perché le ha segretate? E poi ne hanno desecretati qualcuno, 5 su 50 se il dato è corretto. E mi chiedo, perché soltanto 5 sono stati desecretati e gli altri 45 non abbiamo diritto di sapere cosa c'è scritto? Che cosa è successo? E quindi, e poi un altro... Mi chiedo anche perché il governo ha negato l'esistenza dell'emergenza nel mese di febbraio 2020, quando aveva già dei documenti di gravissima entità sul tavolo. A febbraio, il 23 febbraio, è stato emesso un decreto legge, dopo 23 giorni da quando il Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, aveva dichiarato l'emergenza sanitaria. Non entro nel discorso dell'emergenza sanitaria perché
lo sappiamo tutti, lo hanno già detto in varie salse, non è uno stato di guerra, non è prevista dalla Costituzione, è stata mutuata dal decreto legislativo, cosiddetto codice della protezione civile, grazie, abbiamo un preside che ci dà una mano. E quindi mi chiedo perché l'esponente più in vista, ascoltato e promosso dai media, il dottor Burioni, a quell'epoca predicava ottimismo e dichiarava che il virus non esiste, e non esiste e non è pericoloso. Non circola. E poi mi chiedo, nonostante ciò il CTS perché abbia indicato misure di sicurezza circostanziate e territorialmente limitate ad aree a maggior rischio, e questo lo si rileva dai documenti che sono stati desecretati, e mi chiedo perché il governo ha deciso di chiudere tutti in casa, nonostante ci fossero. Allora mi chiedo anche, ma se il CTS, se il Comitato Tecnico Scientifico, profumatamente pagato, una corazzata di 450 persone, altamente qualificati, e poi andiamo a vedere in ogni CTS, in realtà le qualifiche a volte manco ci sono. Il CTS che ha nominato la dottoressa Utter è composto di 18 elementi con dei curriculum eccezionali, non ce n'è uno, credo, che abbia competenza specifica nella scuola, su 18. Come direbbe la mia cara amica Solange, ma di cosa stiamo parlando? ma io dico, se il CTS ha dato delle indicazioni, delle linee guida al governo da adottare, e poi il governo non le adotta, allora dico, ma mi chiedo, ma perché esiste il CTS? A cosa serve? Anche perché lo paghiamo noi, se non sbaglio, no? Quindi queste sono le domande. E poi non dimentichiamo che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è guadagnata l'Oscar della dubbia credibilità, concedetemi almeno questo, non ha mantenuto una linea coerente da gennaio del 2020 sino ad oggi su qualsiasi soggetto abbia trattato. Ha sempre cambiato punti di vista, ha sempre cambiato prescrizioni, ha sempre cambiato conclusioni. E quindi questo per noi cosa significa? Significa in generale confusione. Lo ingenera a noi addetti ai diritti, ai lavori nel campo del diritto. Possiamo immaginarci le persone normali, le persone, il popolo, che tipo di ragione possono farsi di tutto quello che è successo. Confusione. La confusione insieme alla paura sono i due elementi fondamentali che vengono usati e sono stati usati nella storia per la manipolazione mentale. Questo è quanto, che ci piaccia o no, lo vediamo. Noi siamo tutti ragazzini che passano i 50 anni e in 50 anni abbiamo sempre visto alla televisione i bianchi contro i rossi, i verdi contro i gialli, tribuna politica, tribuna elettorale. Uno la diceva in un modo, l'altro nell'altro. Poi Seconda Repubblica è un'opposizione sempre con scopi distruttivi e mai costruttivi, quindi giù un governo, sull'altro, rifai tutte le leggi da capo e poi rifalle, e questo è il gioco della politica. Però quantomeno c'erano due poli, c'erano due punti di vista, c'erano punti di vista diversi. Adesso no, è dato tutto per scontato. Io sto facendo una fatica allucinante, però mi faccio qualche ora di televisione al giorno per sentire quello che dicono. E veramente è allucinante. E nessuno dice niente. Anzi, la maggior parte delle persone
apparentemente tiene la mascherina, sta dietro la mascherina, apparentemente segue le regole. A una conferenza che abbiamo fatto recentemente, c'erano 200-300 persone, e ho chiesto: ma perché portate la mascherina? Perché avete paura del virus? Perché dovete rispettare la legge? E se poteste la togliereste o no? E la risposta è stata evidente. Su 100 persone, ogni 100 persone, almeno 80 dicevano: la metto perché la devo portare, perché me lo impongono, ma se potessi non la metterei. Quindi non è la paura del virus. Quindi questo lo sanno anche loro, lo sanno tutti questo, e veramente è un'ipocrisia. È un'ipocrisia. Togliamoci questa ipocrisia. Bene. Volevo parlare di una cosa, non so se c'è tempo, sono le 13. Vado. Non sono così sicuro. Allora, concludo con una dissertazione seria e non da piazza, come fanno i media televisivi e della carta stampata. Che cosa significa complotto? Da cui ha preso spunto l'azione discriminatoria della propaganda per definire tutti coloro che non la vedono chiara, che hanno dubbi o che chiedono senza ottenere risposta, come vengono catalogati come complottisti. Il dizionario Treccani ne dà una definizione richiamandosi al giornalismo, e qui arriviamo agli anni 90, Giorgio Bocca, per chi se lo ricorda, grandissimo giornalista, anche se io preferivo leggere Montanelli, però queste erano le penne di quell'epoca. E poi al 2005 con altri articoli della Repubblica, e in pratica quindi abbiamo una definizione spregiativa per indicare chi vede dietro le cose anche più ovvie una cospirazione, un motivo nascosto o cose di questo tipo. La definizione letterale, oserei dire grammaticale, invece, di complottista sarebbe la derivazione della parola complotto con la desinenza. E il complotto, come definizione, è un'intesa segreta tra poche persone volta a rovesciare un potere. Quindi, se io non sono allucinato e se tante persone come me non sono allucinate, credo che stiamo osservando un complotto, perché ci sono poche persone che segretamente hanno delle intenzioni per, non so se si può dire rovesciare un potere, ma che comunque vogliono cambiare il sistema. Il nostro sistema democratico basato sulla Costituzione, qualcuno sta cercando di modificarlo a modello cinese. La scuola è il primo ettaro di terreno dove si sta lavorando in questi termini, depersonalizzazione totale. E allora a questo punto dico: ma ci ricordiamo chi sono i cinesi? Vogliamo ricordarci cosa hanno fatto in Tibet? Io ho avuto la fortuna e il grande onore di conoscere la sorella del Dalai Lama e di conoscere alcuni sacerdoti che sono stati imprigionati, torturati per anni, depersonalizzati. C'è gente con una filosofia, con una cultura, con un esempio di esistenza che credo che dovremmo quantomeno tenere in seria considerazione. Quindi, a questo punto, intesa segreta, osserviamo e rinnoviamo la domanda: perché il governo ha secretato? Cosa c'è da tenere segreto? Tra poche persone, e io qui mi rifaccio, cioè qualcuno mi deve dire se è vero o se è falso che Lilli Gruber, Matteo Renzi, Monti e questa gente fanno parte del Bilderberg, e Emma Bonino,
E questi signori mi devono spiegare che cosa ci fanno nel Bilderberg, e queste persone mi devono spiegare che cos'è sto cavolo di Bilderberg, visto che se dico Bilderberg sono un complottista, o non so leggere, oppure qualcuno scrive la favola del Bilderberg e il Bilderberg non esiste. Allora qualcuno mi deve spiegare che cosa sono gli stati generali, che cosa sono le riunioni di Villa Panfili. Mi viene una brutta parola, mi trattengo. Ma che cavolo di roba è questa? Cosa c'entra con la nostra Costituzione? Cosa c'entra col nostro ordinamento? Cosa c'entra con il nostro passato, presente e futuro di un ordinamento democratico? Qualcuno me lo deve spiegare. Quindi, volta a rovesciare un potere. Basta osservare, qui ci sono membri della Camera e del Senato, dove è finito il vostro potere. È stato sospeso. L'arma che usano, quella che funziona meglio, è la derisione. Cioè uno dice una cosa seria, qui c'è una persona che davanti a 629 persone ha detto quello che pensava, gli hanno dato della spostata, della disturbata. Ok? E io questo non lo accetto. Questo non lo accetto. E come me mi auguro che ci siano milioni di italiani che non lo accettano. Non hanno il coraggio di dirlo, va bene, tirate fuori gli attributi. Perché lo sapete e dovete avere il coraggio di dirlo. Perché altrimenti il futuro sarà di qualcun altro, delle macchine, sarà un futuro di macchine. Un bel allevamento di maiali con un'elite, che poi mi fanno ridere questi qui, che pensano di fare parte dell'elite, ma non sanno che sono degli strumenti, dei vili, ignobili, poveri strumenti, anche perché non hanno un IQ sufficiente. Hanno messo gente in posti strategici senza qualifiche di qualsiasi genere, non c'entrano proprio niente. Cioè noi abbiamo visto Moro, Rumor, Saragat, Leone, Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante, ma chi cacchio sono questi? Ma fatemi il piacere. Io avrei finito. Bene, ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio il professor Carlotta, l'avvocato Moriggia e il dirigente Utter per queste grandi parole di liberazione, speriamo che sia così. Grazie mille. Grazie a Sara Cunial che ci ha invitato. Grazie. Siete stati tutti e tre notevoli. Io però volevo dire una cosa molto semplice che la gente poi comune pensa, ma questi ragazzi che sono stati 2 o 3 mesi chiusi in casa hanno imparato poi con la didattica a distanza eccetera, adesso però l'emergenza fra un po' finirà, insomma tutti convinti di questo, tra vaccinazione eccetera, e quindi la scuola tornerà come prima? Questa è la domanda nei fatti. Tornerà la scuola come prima? Secondo me, secondo la gente, sì. Grazie. Allora, il discorso è questo. La ringrazio della domanda, aspettavo che uscisse fuori qualcosa del genere, perché di solito questo è il discorso. Alla fine, anche nell'opinione comune, alla fine sono stati chiusi dei bambini, dei giovani, 2 mesi, 3 mesi, non so se in Lombardia sono arrivati a 4 mesi. Allora, chiariamo questo aspetto. Il tempo interiore di un bambino non è il tempo di un adulto. Più è piccolo il bambino e più la sua giornata è intensa, dalla mattina fino alla sera. Se il bambino è ancora più piccolo, questo ci fu il filosofo, è stato uno dei primi, nei primi degli ultimi secoli, perché le antiche civiltà queste conoscenze le avevano tutte. È stato il filosofo austriaco Rudolf Steiner, il quale affermò che nei primi 3 anni di vita del bambino si decide
tutta la sua esistenza, cioè c'è proprio impara più cose un individuo, tutti noi, nei primi 3 anni di vita, che neanche se riuscisse a vivere 400 anni. Questo oggi ci è arrivata anche la psicologia dell'età evolutiva, ci sono arrivati. Questo per quanto riguarda per capire che cosa significa un mese o 2 o 3 o 4 per un bambino anche di 6 anni, di 7 anni, di 8 anni. Un mese o 2 o 3 o 4 per lui in certe condizioni possono significare il tempo, se vogliamo fare un'analogia, 10 anni o 20 anni di un adulto. Chi di noi 10 anni fa era lo stesso? A meno che non abbia i paraocchi come i cavalli, forse ci sono anche quelli, sicuramente. Chi di noi era la stessa persona 10 o 20 anni fa? Allora, immaginate un bambino che ha un tempo completamente diverso da quello di un adulto. Questo è un assunto che dobbiamo tenere fondante, come ha detto l'avvocato e ha fatto capire anche la collega Utter. Le nostre radici stanno in una civiltà latino-greca che certe conoscenze le possedeva migliaia di anni fa. Noi le abbiamo rielaborate dal punto di vista odierno, pedagogico, per certi aspetti neuroscientifico, anche se in chiave umanista, ma le abbiamo sempre possedute. La nostra civiltà in generale le ha perse, però noi qui, popolo italico, cultura italica, noi le abbiamo queste conoscenze, abbiamo sempre, perché spazzarle via del tutto? E concludo, per l'altro aspetto, l'emergenza è finita, qualcuno mi deve spiegare, tutti i banchi a 2 posti che sono stati portati via, io so notizie qui dal Lazio di alcune scuole, non ho tutta Italia, ma la tendenza mi sembra di capire questa, un genitore che faceva proprio questo lavoro mi ha raccontato, no, li andiamo a portare all'isola ecologica, li buttiamo, quelli vecchi. Quindi quando l'emergenza è finita che facciamo? Altro investimento per rimettere altri banchi? Non ci credo a questo, io non ci credo. Loro hanno sostituito questi banchi e quelli resteranno lì in quelle condizioni sempre. A meno che non ci sia una coscienza civica e popolare di crescita collettiva talmente numerosa da imporsi e dire: io voglio una scuola come era prima, in condizioni accettabili, non perfette, perché sappiamo che è tutto in via di miglioramento e le imperfezioni della scuola, la collega Utter ha fatto anche lì una bella analisi. Quindi io questo chiedo, tra le altre cose, e chiudo, i banchi, molti dei banchi precedenti, non dico tutti perché purtroppo anche lì c'è stata una decadenza della nostra civiltà e della nostra cultura, ma possedevano il predellino per appoggiare i piedi dei bambini. Quel predellino lì, questi di oggi, 0, ma non dico tutti, ma molti di quelli che risalivano a... Significa per il bambino, quando appoggia il piede, scaricare la tensione mentre scrive, perché ha un lavoro, sulle gambe. Con questi banchi, se avete visto in TV, li hanno fatti vedere, anche gli ultimi, non dico che anche precedenti, ci sono state delle ditte, siamo andati decadendo anche lì, però adesso hanno spazzato via tutto. Arrivano questi quattro, e il banco sopra è finito, non c'è stato più nessun banco vecchio che funzionava con i predellini a appoggiare il piede, 0. Quindi se qualcuno mi chiede, e concludo, tenere i bambini 2 mesi in quelle condizioni, cambiare i banchi, è un crimine? Sì, è un crimine, andrebbe processato.